Alessandro Storghese, che è uno dei volti dietro l'organizzazione di questa quattro giorni di Rimini, di finali nazionali, in questo caso specifico di pallacanestro. C'è un'organizzazione importante, vedevamo prima la riunione degli arbitri con le squadre che stanno arrivando. Raccontaci un po' come nasce. Una riunione importantissima e di fatto nemmeno una quattro giorni. Per noi sono sei di presenza qua, ma molti mesi dal punto di vista organizzativo. Noi ora abbiamo uno staff che ci sta aiutando sia dal punto di vista dell'organizzazione che chiaramente degli arbitri e degli ufficiali di campo. Abbiamo circa 80 persone che si stanno muovendo sul territorio. Le finali sono su tre comuni, Rimini, Riccione e Sant'Arcangelo di Romagna e Cesenatico, dove abbiamo le finali del basket in carrozzina. E c'è un altro gruppo di arbitri ulteriore là, di circa 15 persone, che sta gestendo anche quell'attività. Quest'anno 102 squadre, divise in, fa da memoria, ormai i dati mi si confondono in mente, 11, 12, 13 categorie, partecipazione meravigliosa, comprensione da parte di tutte le società che condividono in maniera profonda quello che sono i nostri obiettivi, il nostro statuto, il nostro modo di pensare, di essere, di programmare quello che è l'attività durante l'anno, che trova il giusto termine in una festa come questa che stiamo portando avanti con tantissime difficoltà, ma veramente siamo emozionati nel comprendere quanta volontà c'è da parte delle società di partecipare e di voler a volte avanzare una richiesta, ma sempre con lo spirito sportivo, l'educazione e la voglia di condividere un momento come questo.